Ma buonasera e benvenuti o ben ritornati in un nuovo video qui su Casa e Dispensa. Questo è il continuo del video precedente, Mega svuota la spesa 2023, Eurospin e Lidl. Ho dovuto dividere il video perché diventava lunghissimo in quanto ho praticamente svaligiato entrambe i supermercato e vi faccio il continuo di quello che ho preso e spero di far tutto in un unico video. Ho letto un po' di commentini su chi ha indovinato, chi no. Vi farò sapere qua con la cifra finale di quanto ho speso per tutta questa mega spesa. Ero arrivata a casa che erano le 7:30, sono le 8:30 e sto ancora sistemando la spesa e devo ancora mangiare, ma vabbè, poco importa. Andiamo in ordine. Allora, questi dolcetti ve li avevo già fatti vedere, infatti li ho messi là al loro posto. Scusate un attimo. Dicevo, questi dolcetti li ho messi là. Poi andiamo avanti, questo l'avete già visto, intanto lì vedete lo straccio per terra, vabbè, questo speck affumicato è quello che vi avevo già fatto vedere nel video precedente. Poi ho preso questi, ne ho presi un po', ecco qua. Poi questi che sono buonissimi, sfogli e croccanti, ho preso due o tre confezioni, non mi ricordo. Succo di frutta senza zuccheri aggiunti, gusto arancia. Pile, che ne ho preso un bel po' perché mi servivano. E poi per me ho preso questi filetti di alici, comunque questi. Ogni tanto, raramente però, mi viene quello sfizio, li prendo. Sacchi della pattumiera. E qui abbiamo lo sgombro grigliato. Eccolo qua. Poi ho preso alla Lidl la schiuma da barba per mio figlio, panna montata, quindi questo qua ne ho presi due, quello già Sprite, crostatine al cioccolato, i noodles, di questi ne ho presi un bel po', 3-4, sono schifezze, me ne rendo conto, ma come ho detto nel video precedente, per me è iniziata la stagione lavorativa, quindi super caos e non ho assolutamente il tempo di arrivare a casa e far da mangiare ai bambini, quindi vedrete tante schifezze, ma questi mesi andrà così. Poi merendine per la bimba, queste che sono buonissimi, tipo il Bounty, eccolo qua. Poi ho preso i cantuccini, buonissimi, di questi ne ho presi due. Altri biscotti frollini, eccolo qua l'altro. Poi ho preso un po' di sfoglie ripiene, ricotta e spinaci, un altro zucchine prosciutte e ne ho presi altri due, questi poi vanno nel freezer. Eccolo qua un altro. Questi sono gli altri piatti che vi avevo fatto vedere nel video precedente, li ho già messi nel freezer, salsiccia con fagioli, poi ho preso altri gusti, merendine, poi ho preso per la bimba quando andrà all'oratorio estivo la crema solare, eccolo qua se mette a fuoco, eccolo qua, spray solare per bambini 50 più, protezione molto alta. Schifezzine, super schifezze. Ecco qua. Caramelle senza zuccheri aggiunti. Un po' di salse. Vi faccio vedere così super veloce. Maionese, salsa rosa, che è la mia preferita. E il ketchup. Poi andiamo in ordine. Questi ve li ho già fatti vedere. Anche questi, cotolette con spinaci, ne ho presi un po'. Adesso metto via i gelati, se no qua si scioglie tutto. Ho preso queste mini cheesecake, buonissime, sono veramente buonissime. Queste le ho prese alla Lidl, 1 e 1, 2. Così nel caso vi interessa. Eccolo qua. Gelato.
merendina, forse ve l'ho già fatto vedere, limoni, questi li ho presi alla Lidl, gelati, allora ho preso cono alla panna, poi i churros, buonissimi, non saranno come quelli originali, però ci accontentiamo. Barrette di gelato, adesso questi li metto subito nel freezer, di questi ne ho presi due, e poi questo cono gelato alla marena. Adesso stoppo un attimo, scusate, metto via i surgelati, poi li prendiamo con la spesa. Allora, surgelati messi via, e nel mentre mi sono mangiata anche un pezzo di focaccia, ho fatto un attimino di pausa perché io distrutta oggi, dopo 9 ore di lavoro sono veramente distrutta. Allora, finiamo qua velocemente e poi ci salutiamo, scusate, vaneggio, sono stanchissima, e vi scrivo alla fine quanto ho speso, così vediamo chi ha indovinato. Allora, ho preso Complex, questi da 2 sacchetti, onion ring per la mia bimba, un bel po' di piadine. Alcune poi le metterò nel freezer. Oh mamma mia, vediamo se qua ci stanno senza cadere. Ok, poi altre schifezze. Queste qua, choco snack. La torta simile a pan di stelle. Pane con gocce di cioccolato. Succhi vari, ne vedrete altri in giro. Ananas e arancia senza zuccheri aggiunti. Plum cake e le treccine che io chiamo le nastrine, altri noodles, ciambelle, di questi ne ho presi altri 2, bibite varie, mozzarelline, ciliegine e formaggio a fette, ne ho prese 3, forse anche 4, non lo so. Poi, qua sono tutti affettati vari, non sto qua a farveli vedere uno a uno. Salmone norvegese e poi ho preso il tonno affumicato e il pesce spada, sempre se realmente è pesce. Poi il tè, questo qui deteinato. Un bel po' di patatine, schifezze. E così via. Ovviamente voi non vedrete frutta e verdura, a parte i limoni e le mele che ho preso, in quanto quelle le prendo un poco alla volta, insomma, la roba fresca la prendo una volta alla settimana, quindi sia la frutta che la verdura, le uova, lo yogurt, quelle sono cose che vanno prese un poco alla volta. Mi sono concentrata di più su gli alimenti a lunga, lunga scadenza. Patatine, un po' di popcorn, un po' di schifezzine salate, altri succhi. Poi mio figlio ha voluto i, come si chiamano questi? I profiterol. Cosa abbiamo qua? Scusate, ma è talmente tanta roba che non capisco più niente. Poi mio figlio ha preso questo crema Bigusto, Coca-Cola in lattina. Poi ho preso queste 2 confezioni, questo l'ho preso alla Lidl Orlando, che sono le crocchette per i miei cani, mentre questo l'ho preso all'Eurospin. Se non sbaglio sono da, no, questo 4 kg e questo 5 kg. E anche i miei cani per un po' sono a posto. Poi in questa forma triste, croissant vuote semplici, poi Scottex, oddio sta cadendo tutto, scusate, ok, e poi torta al limone, succo alla pera, poi questo ve l'avevo già fatto vedere, eccolo qua, filetti di salmone sgombro, e poi alla Lidl, scusate, ho preso il Rio Mare, il tonno,
E poi tre confezioni di pasta. Qua ce l'ho lo scontrino della Lidl, questo. Burro e per finire le mele Pink Lady, che sono le mie preferite. Bene, ultra mega svuota la spesa 2023 Eurospin Lidl è giunta al termine. Ragazzi e ragazze, sono le 9:30, sono 2 ore quasi che sto sistemando la spesa, calcolando che ho fatto quei 5 minuti di pausa dove ho mangiato giustamente. E niente, io vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine di questo video e soprattutto che siete stati molto pazienti perché veramente vi ho fatto vedere di tutto e di più. Grazie per chi è arrivato fino alla fine del video, iscrivetevi se siete nuovi, attivate la campanella, fatemi sapere qua sotto tramite commento che cosa ne pensate e noi ci vediamo la prossima volta. Adesso non so quando perché con il lavoro sono subito incasinatissima, ma voi state comunque connessi e noi ci vediamo la prossima volta qui su Casa e Dispensa. E quanto ho speso? Ve lo metto qua.